Io conoscevo, io non sono romana, conoscevo la tragedia del Circeo, però comunque ho dovuto documentarmi perché il contesto politico e storico è completamente diverso da quello attuale. Quindi ho fatto prima una ricerca e poi ho trovato il tema super attuale in realtà, perché la violenza purtroppo, non solo la violenza di genere, ma il tema in generale della violenza esiste ancora oggi. Esiste soprattutto tra i giovani adolescenti sotto nuove forme, quale quella dei social, del web e quant'altro. E questo film insegna, dovrebbe trasmettere un'educazione che dovrebbe partire dalle scuole, dalle famiglie, dai padri anche, dagli insegnanti uomini, non solo donne. E la donna, la maggior parte delle volte, è vero che prima non esistevano neanche dati statistici che... i numeri di quante donne fossero stuprate oggi esistono, le donne hanno imparato a denunciare, però si fa fatica a crederle, la donna la maggior parte delle volte da vittima passa ad essere imputata, ecco. E a Rosaria, come diceva Dacia Maraini in un articolo molto bello del 75, il focus, l'attenzione era sul fatto che lei fosse vergine, se non fosse stata vergine che sarebbe successo? Oggi invece in alcuni casi di stupro viene chiesto come era vestita, se era troppo ubriaca, a che ora è uscita di notte, che ha fatto per provocarlo, quindi l'ho trovato un tema molto attuale. E per quanto riguarda l'altra domanda, invece, come è stato? Le sequenze al Circeo sono state difficili, non sono state affatto facili. E non abbiamo fatto nessun tipo di prova con Stefano prima, perché l'idea era quella di vivere in maniera unica quelle situazioni. C'è stato grande supporto da Stefano perché è stato sempre presente con noi in scena, mi sono sempre sentita protetta. Quello che ho fatto è stato abbandonarmi alla sorpresa, anche in maniera lontana ho potuto immaginare, sono entrata in contatto con quel tipo di dolore, questo è stato difficile, però ho lasciato che le cose avvenissero lì e poi c'era un clima di grande rispetto, questo ci tenevo a sottolinearlo, sul set da parte di tutti, anche il gruppo dei nostri, dei ragazzi, della troupe e tutto, quindi è stato il clima che mi ha portato direttamente lì, una sorta di, ho vissuto una sorta di fase di trance, mi sono astratta dal mio corpo come se non fossi io, non ero troppo consapevole, poi dopo ho rielaborato, insomma. Sì, sono d'accordo con Federica, insomma, su tutto quello che ha detto. Il film ci ha coinvolti in un senso di responsabilità comune nel voler raccontare questa storia, nel volerla mettere in luce. Io personalmente, essendo romana e frequentando il Circeo da quando ero bambina, la storia un pochino la conoscevo, ho dovuto approfondire anch'io, insomma, il contesto storico e politico di quegli anni, che rispetto ad oggi è diverso, nonostante invece la dinamica purtroppo continui a ripetersi. E insieme a Stefano, con Federica e i ragazzi abbiamo appunto provato pochissimo, parlato ancora meno, e abbiamo cercato di seguire questo flusso in quei giorni che abbiamo fatto queste sequenze, cercando di calarci in questi panni così difficili, così atroci, perché credo che non sia giusto abituarsi all'idea. A un certo punto abbiamo fatto delle scene in cui appunto ci veniva chiesto di spogliarci, ci veniva insomma imposto quasi di spogliarci con la pistola, e mi ricordo che ho avuto un blocco proprio fisico, non riuscivo a togliermi i vestiti, e quindi insomma è stata un'esperienza secondo me necessaria, proprio credo che ci fosse bisogno di un film così, che parla di un tema così complesso che continua a insidiarsi, diciamo, nella nostra società in mille aspetti diversi. Giustamente, come diceva Fede, oggi abbiamo molti più mezzi per sopraffare l'altro, il più debole, in questo caso si tratta di noi donne, e ho cercato insomma di... ho empatizzato da subito con questa storia, con questo personaggio, con la luce e la purezza che portavano queste due ragazze, e ho cercato insomma insieme a Stefano, a Federica e tutti gli altri di raccontare appunto il diritto di essere innocenti. Questo. Penso che sì, ognuno di loro, nel caso delle tre madri rappresentate, hanno
sicuramente una responsabilità più o meno conscia. Nel caso della mia mamma, penso che lei sia un'ignava ancora più che un'ipocrita. Penso che sia una mamma a suo modo affettuosa, che è molto orgogliosa dei suoi figli, che si diverte con loro, che fanno parte di un quadro che lei ritiene bello, cioè il quadro di questa famiglia comunque colta, perché appunto c'è il padre, professore universitario, loro che suonano il pianoforte, mio figlio è un genio, è intelligente, io lo strapazzo come un pupazzo un po', no? lo tratto ancora come un bambino, mi faccio anche però allo stesso tempo trattare più alla pari di quanto altre madri della borghesia forse, quindi probabilmente lei si pensa una mamma all'altezza. Sì, penso che lei sia veramente un'ignava nel vero senso, forse anche un'ipocrita, però soprattutto un'ignava. È chiaro che non conosce il marito, non conosce i figli, ha un rapporto forse solo con suo figlio più carnale e giocoso, con la figlia molto meno, e insomma quando poi il suo mondo si disintegra, non so se questa signora da quel punto in poi avrà un'epifania, non so se capirà che anche lei faceva parte di questo, diciamo, accrocco, no? Nel film la vediamo soprattutto devastata e offesa. Non so che ne sarà di lei, se questa cosa le farà capire delle cose, non lo so, spero di sì, però non credo, ecco. Queste mamme responsabili inevitabilmente, anche senza esserne coscienti, ovviamente, nel caso appunto della mia mamma, è una mamma, beh, insomma la famiglia Rum è una famiglia cattolica, osservante, ortodossa, che crede in maniera fiduciosa nelle regole dello Stato, crede nella scuola cattolica, è l'unica che crede veramente nella scuola cattolica. Ed è una donna che sembra vivere appunto la sua dimensione di femmina in sintonia, nonostante in realtà si subodora una subordinazione al maschio, nel senso che comunque l'uomo vive con leggerezza l'avvento di un nuovo figlio, mentre lei dice dovrò essere io a crescere questo nuovo bambino. Però in questa specie di, è buffo come lui dice a un certo punto, il bene è nemico della perfezione, ed è proprio in questa perfezione familiare che si annida in realtà una specie di gabbia per questa donna che sarà in grado di spaccare, di capire cosa veramente serve alla sua identità per diventare femmina solo attraverso un evento tragico e solo attraverso un evento, un danno. E perché proprio a loro, che sono una famiglia che ha creduto e ha trovato conforto, no, in una dimensione spirituale, l'ha osservata. Quindi di fronte a questa domanda lei sarà l'unica che insomma, della famiglia che avrà il coraggio di uscire da questa dimensione. Dico questo semplicemente perché le donne erano subordinate a una dimensione appunto familiare di questo tipo qui, distratte la maggior parte delle volte in maniera diversa e una dall'altra. Diciamo, siamo tre madri lievemente differenti, tre madri borghesi. Nel nostro racconto, insomma, l'ipocrisia, no, tra il dire e il fare, della doppia morale è molto evidente. La mia madre in particolare, contrariamente, diciamo, alla scuola cattolica, potrebbe avere come segno vanità, tutto è vanità, e vanità poi si distrugge. Vive in questa sorta di tempio della sua bellezza, della sua fama, ormai fuggita. E in questo senso è interessante, no? Come se fosse un paradigma del femminile per questo figlio. Un figliolo picchiatello, gli danno pure questo soprannome, insomma un figliolo particolare che proprio perché è frutto della scuola cattolica, quella madre non solo la santifica, ma quando si sentirebbe di prevaricarla
con una katana, cioè gesto fallico per eccellenza, non riesce. Allora ci racconta proprio l'impotenza di quel maschile, un maschile che è stato malamente, diseducatamente caricato per essere infallibile, per essere mondatore dal peccato del femminile, e non ci riesce. Non ci riesce e si incazza e degenera. E l'idea anche di esibire, no, il crimine come qualcosa che anche nella borghesia viene preso e portato come una medaglietta, è qualcosa che poi ha portato, diciamo, tutto il discorso dalla formazione a, come racconta bene Stefano, quali sono state le conseguenze, ha portato, diciamo, a degenerare tutto questo tragitto. Siamo partiti da questo presupposto, cioè che l'area di riferimento era quella, però abbiamo fatto questa scelta nello specifico, così come, non so se avete notato nel film, si muovono da drogati gli assassini dentro la villa, pur non mostrando la droga che c'era, e li abbiamo messi in scena mostrandoli come se si muovessero da drogati. Così anche per quanto riguarda la declinazione politica del lavoro, il contesto era questo, e si muovono da fascisti, prendendosi degli spazi di violenza inaccettabili, che in qualche modo costruiscono il territorio in cui questi assassini si sono mossi, e quindi questo in realtà l'avevamo dato, come dire, come elemento di struttura narrativa per dato, di conseguenza. Questo anche perché, per non far sì che il film potesse essere etichettato, perché la nostra responsabilità era quella di portare il film il più possibile verso l'oggi, dove quelle differenze non esistono più, come diceva Pasolini stesso in un dialogo di quel periodo lì insieme a Calvino. Non è un conflitto necessariamente di classe, l'impunità c'è anche nelle borgate, così come c'è anche nella classe borghese. Non è necessariamente un conflitto politico, è sicuramente un conflitto tra uomo e donna, di come l'uomo si permette di esercitare una violenza gratuita, per scopi gratuiti, sul femminile.